Really good. It was important. Sono molto contento, davvero, questo mentalmente è un gol molto importante per me, è il primo e sono convinto che sarà solo l'inizio. Il primo gol di Vertainen in maglia rossa alabardata lascia aperta la corsa per il terzo posto che qualificherebbe direttamente alla fase nazionale dei play-off. Dietro alla capoclassifica Mantova a quota 79 e al Padova 73 c'è infatti il Vicenza con 65 punti, due in più della Triestina. Per raggiungere la terza piazza l'Unione, che ha già in tasca il quarto posto in considerazione degli 8 punti di margine sull'Atalanta, deve necessariamente vincere le prossime due partite e sperare in un passo falso dei vicentini. E non sono certo gare qualsiasi, sabato rientro allo Stadio Rocco con il Novara e domenica 28 aprile all'Euganeo con il Padova, partita che Tele 4 trasmetterà in diretta. Credo che queste ultime due partite rappresenteranno una perfetta preparazione per i play-off. Noi dobbiamo pensare ad andare in campo e vincerle tutte per arrivare poi il più lontano possibile nella post-season. Quanto alle questioni più prettamente tattiche, ha positivamente impressionato l'assetto scelto da Mister Bordin per il finale di partita, con 5 centrocampisti più Minesso e il solo finlandese di punta, soluzione che ha permesso alla Triestina di mettere in difficoltà gli avversari in fase di possesso palla e riempire meglio il campo con maggiore imprevedibilità. Sì, certo, l'inserimento di Minesso con 5 uomini a centrocampo è stata la chiave della partita per restare più alti, portare avanti il pallone nei momenti decisivi del match. In attesa di giocare finalmente nell'impianto dedicato al Paron, Vertainen ha sottolineato anche l'affetto di quel gruppo di tifosi che si è sciroppato la trasferta in terra lombarda. Sono molto impressionato dai tifosi, hanno viaggiato 5-6 ore per venire a sostenerci in trasferta, gli sono molto grato per il loro supporto, per come si impegnano nel tifare Triestina, anche se questa non è stata certo una stagione perfetta, gli sono grato.